Vado? Vai. Siamo live? Siamo live. Signori, benvenuti nella nostra cucina. Oggi di cosa parliamo? Lo sanno già, l'hanno visto dal titolo. Bene, oggi parliamo di pulled pork, o per quelli che hanno l'inglese alla volemose bene, pulled pork. Lo chiameremo spesso pulled pork durante questo video, quindi ve lo dico subito. O in italiano, maiale sfilacciato. Slittiamo a destra, che qua se no i ragazzi si addormentano. Adesso cambiamo inquadratura. Così è tutta un'altra casa. Cambia, ci invertiamo anche i vestiti. Punto numero uno: verificate di avere un barbecue. Se non siete muniti di barbecue, compratene uno. Prima cosa da fare, lo dovete accendere. Prego Giano, dalla regia. 7:59 a.m. Signori, è arrivato il suo momento. Opla! Non ve l'aspettavate questa mossa, eh? Tac. E tac. E tac. Mettiamo un po' di carbone di quercia di buona qualità. Ricciolino per scatenare l'inferno. E si vola. Riposizioniamo il tutto e si chiude. Apriamo le ventole, controlliamo i tempocircuiti della DeLorean. Adesso facciamo un po' sfumacchiare il ragazzo e lo facciamo andare in temperatura. Il pulled pork, ragazzi, è una delle pietre miliari dell'American barbecue. Non sono un esperto del settore, quindi avviso subito i griller e i pitmaster all'ascolto, ma mi ergo a tale. Allora, Franci, dimmi, Giano, facciamo due parole sulla coppa di maiale. Il pulled pork, ragazzi, è una ricetta che prevede un taglio che viene denominato all'americana Boston Butt, è l'insieme di coppa e spalla di maiale. Ora, siccome in Italia in macelleria generalmente questi due tagli vengono separati, perché se è un macellaio italiano chiedi il Boston Butt non sa neanche di cosa stai parlando, tipicamente. Seconda cosa, aggiungerei che se vi comprate una coppa e una spalla, date da mangiare a 30 persone o a 5-6 americani. Il consiglio è: si fa generalmente il pulled pork o con la coppa o con la spalla. A me piace farlo con la coppa. Sono due tagli, per semplicità diremo, abbastanza simili. Poi lo so che non sono proprio la stessa cosa, ma più o meno sono simili. La coppa ha quel giusto quantitativo di grasso di infiltrazione che serve per questa lunghissima cottura, circa 10 ore. Quindi calcolate che se partite alle 8 del mattino punterete a mangiare intorno alle 8 di sera. E già no, ma sono 12 ore. Sì, ma un po' di tempo lo perderete a metà strada. Ieri sera vi siete ricordati, vero, di fare la salamoia? Non vi siete ricordati? Noi per fortuna sì. Fase meno uno. La sera prima succede questo. Yesterday. Comprate una bella coppa di maiale, la trimmate per bene, ossia eliminate il grasso superfluo in superficie. Deve grosso modo venirvi un risultato come questo. E poi create una fantastica salamoia dove fate addormentare la vostra coppa di maiale tutta la notte. Salamoia. 800 ml di acqua, 200 ml di succo di mela, 150 di sale, che sembrano tantissimi, ma il buon, stavo per dire Cremonini e non mi sono... Quello canta. E il buon Bressanini dice: andate sereni, sembrerà salatissimo, ma è giusto così. E 50 di zucchero di canna. Ne facciamo ancora un po' perché deve essere tutta coperta. Il risultato che dovete ottenere è che il vostro bambino è tutto bello coperto dalla salamoia. A sto punto coprite, mettete in frigo e ci vediamo domani. E non fate caso al disordine del nostro frigo, eh? Là! The next day. Mi rendo conto che ora è un po' bruttina. La tiriamo fuori, la asciughiamo, la tamponiamo. Franci, spiega ai nostri amici che cos'è il rub. Non è altro che un insieme di spezie secche che vengono utilizzate per insaporire l'esterno del vostro pulled pork e creare quella crosticina definita anche bark. Sì, ragazzi, è una ricetta piena di inglesismi, perché arrivano dall'American barbecue, quindi vi beccate rub e vi beccate bark. I professorini dell'inglese si scateneranno probabilmente in questo video. Sono quelli che nei commenti adorano questa emoji di WhatsApp. Il rub uno lo fa un po' come gli pare. Ne trovate in giro tantissimi, già fatti, già tutto preconfezionato. Noi invece abbiamo deciso di cimentarci con origano, aglio in polvere, zucchero di canna, pappa,
paprika affumicata, semi di finocchio, pepe e sale. Ci può stare anche la cipolla in polvere, ci può stare la curcuma, ci può stare vostra nonna in polvere, ci può stare quello che vi pare. Trovate il giusto equilibrio tra ingredienti sapidi, affumicati, piccanti, sbizzarritevi. Sì, ma le quantità in descrizione. E a sto punto fate piovere. Tu devi battere. Non era in levare. Rimbattere? Inseritevi nei meandri, insinuatevi nei pertugi. Da un lato, dall'altro lato, non lesinate con il rub. Madonna che odore pazzesco che sta già arrivando da queste spezie. Quando la sera prima trimmate il grasso, vi capiterà di creare un po' dei buchi, degli avvallamenti. È lì che dovete andare a inserirci anche il rub. Un'unica certezza, ragazzi: continuerete a smadonnare tutto il giorno cercando di controllare al meglio la temperatura. Non ci riuscirete! Quando siete a 130, oltre a mettere Martin Garrix Animal si vola, è il momento di inserire la vostra carnazza, ma non prima di aver insaporito il vostro carbone con l'elemento segreto di questa ricetta. Li avete comprati i chunks di ciliegio? Se non li avete comprati viene buono uguale, ma con questi viene un po' meglio. Io di solito ne metto due o tre sopra il carbone. Munitevi di guanti tamarissimi da griller, perché con questi guanti qua che sono super cazzuti, spostate la griglia, inserite i chunk di ciliegio di cui vi ho parlato un attimo fa, reinserite la griglia, chiudete, sollevate il vostro bambino, lasciate la scia in tutta la casa, inserite il vostro bambino. Chiudi! La temperatura deve rimanere in questa prima fase fissa a 130 gradi per circa 6 ore. Questa è una cottura indiretta. Che cosa significa? Che è sì una cottura da 10 ore, ma la carne non sta a diretto contatto con le fiamme dell'inferno, ma c'è un elemento che si chiama deflettore sotto la griglia che fa sì che il calore non arrivi direttamente alla carne, ma arrivi per convezione, sale sulla cupola del camado e torna giù. E mentre il camado camada, Franci è andata a comprare i panini per farci, tra poco vedrete. Lo chiamo camado, ragazzi, perché è la tipologia di barbecue, questi qua fatti a uovo praticamente. Speriamo che Franci, oltre ai panini, mi porti anche la colazione. Noi nel dubbio ci facciamo trovare pronti con un bel tè d'ordinanza. Durante la prima fase, da 6 ore, potete anche fare altro, ma non allontanatevi troppo. Ve lo dico per esperienza. Sono tornata con la colazione e con i panini. Non so se mi spiego la perfezione di questi bun. Hanno un profumo pazzesco, ragazzi, sono alla svolta. O siete bravi a farveli, o siete bravi a comprarveli. Insomma, visto che dovete far passare 6 ore, passatele bene. Mi sembra un buon inizio. Tu la tua te la sei già mangiata, eh? Non l'avete visto, ma lei la sua se l'è già inglobata. Non ci sono le prove. Aspetto che arrivi il pezzo con la crema. Aspetti pure che arriva il pezzo con la crema. Pensa a te. Ma dai! Briochina, filmino. Occhi sul ragazzo là fuori, eh. A little longer than a few minutes later. Allora, mentre Franci è sul divano che si guarda i suoi film della domenica, noi andiamo a verificare la situazione. Sono passate quasi 6 ore, sta per partire la fase 2. Dicevo, una cosa che non vi ho ancora detto, ma credo che sia la regola più importante del barbecue: non si apre mai. Voi non dovete vedere niente, voi dovete solo giocare con le temperature. Non esiste che aprite per qualcosa, dovete guardare, dovete verificare se è scappato. Ricordatevi, gli americani dicono sempre: if you're looking, you're not cooking. E dopo questa il video potrebbe anche finire qua, lo so, lo comprendo. Noi stiamo facendo un video che ovviamente metteremo sull'internet e guarderanno migliaia e migliaia di persone, ma non abbiamo la minima idea di cosa esca. Potremmo aprire, magari c'è un branzino. In questa seconda fase avremo bisogno di una teglia bella capiente dove ci stia il vostro maiale, un po' di succo di mela, un po' di aceto di mele e quella che in termini tecnici si chiama butcher paper, in italiano carta da macellaio. Ora vi spiego che cos'è e a cosa serve. Non avete la carta da macellaio? Potete usare anche l'alluminio, non ha le stesse caratteristiche, ma alla fine vi viene buono uguale. Me l'ha detto Andrea, si assume tutte le responsabilità. Andrea, se poi mi scrivono che l'alluminio non andava bene. È una carta che permette alla coppa di mantenere i suoi succhi e la sua umidità in maniera perfetta. Questo è Google che mi avvisa che è scaduto il tempo della prima fase e questi sono i miei guantini tattici. E poi, secondo paio di guanti in lattice. Let's go! Voilà! Prendete il vostro amico. Voilà!
Chiudete subito. Per non perdere la priorità acquisita, non è bruciato, questo è il bark, quella crosticina esterna che si crea con la caramellizzazione del rub che avete messo prima. È anche legato ai fumi che sono saliti da sotto durante la prima fase. Deve essere scuro e deve essere bello duro e crosticinoso al termine della prima fase. Ora andiamo a annaffiare il tutto con aceto di mele e succo di mela. Ha un profumo pazzesco, quindi comunque promette bene. Aggiungiamo un po' di succo di mela. L'obiettivo è quello di mantenere, continuare a mantenere morbida la carne. Stesso quantitativo di aceto di mele. Abbiamo fatto inoltre la salamoia, tutto con l'obiettivo di mantenere la carne bella succosa. Impacchettami questo regalo di Natale. Ti devo mettere il dito come per i regali? È importante quando impacchettate che cerchiate di chiudere il più ermeticamente possibile. Giro. Francia ha deciso di girare. Cercate di essere più ermetici possibile. Adesso andremo a inserirgli un termometro sonda che andrà a misurare la temperatura al cuore per la seconda e ultima fase. Non avete il termometro sonda? Ragazzi, però non ci avete un cazzo. Mi sembra un bel pacchettino, ragazzi. Io mi sono comprato questo qua. Ce ne sono un centinaio di tipi su Amazon. Questo qua è un buon prodotto che è Bluetooth e che vi permette quindi di andare a fare la cacca e contemporaneamente dal vostro cellulare potete controllare la temperatura della carne. Ma dovete rimanere nel raggio di 50 metri, Se andate a fare la cacca al bar già non va bene, perdete il segnale. Andiamo? Andiamo. Ora bisogna far salire la temperatura, quindi bisogna aprire un pochettino. Francia ormai è una griller navigata. Si apre la ventola sia sopra che sotto per permettere il flusso d'aria e quindi alimentare ulteriormente la brace. Al contrario, se volete scendere dovete strozzare senza chiuderle del tutto, perché se le chiudete del tutto il fuoco si spegne. Obiettivo: far salire la temperatura dai 130 della prima fase a 150 circa, ragazzi. Grosso modo questa seconda fase dovrebbe durare, Franci? 3-4 ore. L'importante è che la temperatura al cuore arrivi a 95 gradi centigradi. Ormai posso anche andarmene, fa tutto lei. Avete la temperatura al cuore, che è questa qua a sinistra. L'obiettivo che gli ho dato è 95. Quando l'85 raggiunge il 95, abbiamo finito. One eternity later. Ci siamo quasi. Dal grafico si vede la temperatura costante della camera più i gradi che crescono gradualmente al cuore della coppa. Appena il cuore arriva a 95, non vi interessa più quanto tempo è passato. Voi avete finito e va tolto il vostro maialozzo dal fuoco. Praticamente, ragazzi, è tutto il pomeriggio che fissiamo sto cavolo di grafico nella speranza che raggiunga la temperatura desiderata. Ma soprattutto è dalle 10 di stamattina che c'è una frore di maiale in tutta la casa. 95, andiamo a liberare il ragazzo. Reimpossessatevi dei vostri guantoni yakamatarri da griller. Ah, va come campeggia. Potete anche spegnerlo a questo punto, quindi chiudete la vent in e chiudete la vent out. E ora, ragazzi, una fase molto importante, cosiddetta di resting. Cioè, la carne adesso non se magna, deve riposare. Tutte le volte che fate un piatto di carne a lunga cottura, sia nel camado sia nel forno di casa vostra, ma anche quando fate una bistecca ai ferri in padella, non dovreste mangiarla immediatamente, perché la carne ha bisogno di riposare, di modo tale che i succhi, che sono tutti concentrati in centro quando la carne è sul fuoco, si ridistribuiscano in tutte le fibre. In questo caso, siccome è un bel pezzo di bestia, almeno un'oretta lo facciamo riposare tutto. Un altro metodo per vedere se è veramente pronto è: estraete il vostro termometro e lo reinserite in un altro punto a caso e deve entrare come burro, ed effettivamente entra come burro. E voi direte: ma mentre lui riposa e recupera sti benedetti succhi, io che faccio? Con il pulled pork la morte sua è la coleslaw, un'insalata di cavolo crudo e carote crude condite con una zarsina. Franci, ma il film con Gerald Butler si può spegnere secondo te? Lo so a memoria. Capisco l'importanza di un filmone di Gerald Butler della domenica pomeriggio, però abbiamo bisogno di cavolo verde, cavolo viola, carote col ciuffetto, perché sono molto più carine. Aceto, yogurt bianco, un po' di miele, maionese perché siamo pigri e non abbiamo voglia di farcela, senape, sale e pepe. Importantissima la mandolina, altrimenti non riuscite a farlo fine il cavolo. Yogurt, maionese, cucchiaino di senape, cucchiaino di miele, un po' di aceto, un po' di sale,
e un po' di pepe. Mischiatina, verificate voi il dosaggio perfetto con il metodo scientifico. Ok, ci sta. E a questo punto svrangateci dentro la salsa. Alla fine deve essere un'insalatina fresca che però poi con la salsa si ingrassa leggermente per andare a fare compagnia al maiale che sennò da solo era un po' magrino. Franci, assaggino. Assaggino. Vai. Buono, buono. Madonna ragazzi, c'è un odore che faccio fatica a lavorare. Provo a prenderlo senza romperlo perché secondo me è un burro. Ce l'ho fatta. Vedete quanta umidità che questa butcher paper ha creato? È proprio questo il motivo per cui vi consiglio di usare lei. Diciamo che questo è il momento pre-pullaggio. Mi sto trattenendo, eh. Abbiamo fatto rec? E ora lo faccio con la lingua perché ho un attimo le mani sporche. Ragazzi, siamo alla prova del 9. Vediamo se queste 12 ore di lavoro... Dai, sono state un po' meno. 10. Vabbè, allora se sono 10. Infila solo un dito. Visto che hai i guanti per l'esame alla prostata, che però devi fare a lui e non a te stesso, infila solo un dito. Ma no, il dito è... No, cioè, scusa. Vado? Vai. Posso dire che è la più bella pullata che abbiamo mai fatto. A sto giro la consistenza era proprio burro, mi è davvero venuto bene. Ora poi sarà anche da assaggiare, ma come consistenza vi deve venire questa roba qua. Super sfilacciosa, deve essere tenera, deve essere umida. Vedete che bel bark, che bella crosticina che c'è qua sopra. Adesso ci aggiungeremo qualche salsina per dargli un po' di sapore e ulteriore umidità. Pezzettino per Franci. Sa di branzino. No, è buono? Pezzettino anche per lo chef. È buonissimo. La fumicatura si sente di brutto. Buonissimo. Ragazzi, è una bomba. Vado? Madonna, ragazzi, guarda che succhi. Aspetta. Un po' di salsina. Ragazzi, spero che apprezziate la difficoltà che sto provando nel mischiare questa carne mentre tra me e la carne ci siete voi con la telecamera. Allora, abbiamo messo questa salsina che è un po' acidina, maionesosa e quindi dovrebbe dare ulteriore grassezza e un tocco di acidità alla carne. Potete mettere veramente la salsa che vi pare, che vi piace. Seconda salsina, questa è una salsa barbecue a base di concentrato di pomodoro. Ovviamente voi non lo vedete ragazzi, ma sul fondo della teglia ci sono anche tutti i succhi del maiale stesso, quindi in realtà umidità ce n'è da vendere. Cioè ragazzi, non so se vi rendete conto di cosa è venuto fuori. Panino che abbiamo fatto scaldare in padella per renderlo croccantino. Sono ipnotizzato da questa teglia. Adagiamo il nostro pulled pork. Per lavarsi la coscienza. Un pochettino di coleslaw. Vogliamo metterci un po' di salsa habanero anche? Ma sì! Tac. Direi che ora possiamo passare al momento copertina. Epilogue. Dopo 10 ore ce lo saremmo meritato sto morso. Niente, Francia è partita. Pensavo che la risposta era sì. Che bomba! Il maiale è maiale. È bello grasso, bello umido, ha mantenuto i suoi succhi, le salsine ci stanno bene, l'affumicato si sente parecchio, la freschezza della coleslaw e questi bun sono pazzeschi. Io sottoscrivo tutto quello che hai detto tu e continuo a mangiare. Raga, se avete un barbecue, Franci si è sbrodolata nella peggio maniera. Se avete un barbecue, ragazzi, cimentatevi perché secondo me questa è una ricetta veramente pazzesca. Amici griller. Amici e nemici griller, sicuramente non mancherete di farci notare tutti i possibili miglioramenti che avremmo potuto fare. Scatenatevi nei commenti. Mi raccomando, non usate queste emoji perché è appannaggio e uso esclusivo dei professorini dell'inglese. Ci tengo che la mettano loro. Io saluterei. Ragazzi, in descrizione tutta la ricetta completa con tutti i passaggi perché mi rendo conto che è molto complessa. E Franci? Ci vediamo domenica prossima con un nuovo incredibile video.